La legge di conversione del decreto liquidità ha portato delle novità. Le novità sono che la copertura ha sempre al 100% del fondo di garanzia, ma l'importo massimo sale a 30.000 euro invece dei precedenti 25.000 e la durata è di 10 anni invece dei precedenti 6 anni. Quindi resta l'obbligo di preammortamento di 24 mesi all'erogazione, quindi 2 anni di preammortamento e 8 di mutuo in regolarità. Quindi la platea di beneficiari è stata estesa, oltre alle PMI e alle aziende, compresa anche broker, agenti e subagenti di assicurazioni, nonché enti del terzo settore, compresi gli enti religiosi. Interessantissimo anche nel decreto di conversione che riguarda l'intervento su operazioni di rinegoziazione e consolidamento, cioè obbligo di credito aggiuntivo pari almeno al 25% dell'importo del debito in essere, in precedenza era del 10%, e di riduzione del tasso di interesse applicato sul finanziamento garantito. Quindi vi riporto qui il link delle novità che ci sono della conversione in legge del decreto liquidità. Ricordiamo che in Italia c'è il decreto, la conversione in legge e poi i decreti attuativi. Siamo in balia di questa burocrazia e la lentezza è questa. Però per molte imprese può essere interessante valutare questo finanziamento di 30.000 euro a 10 anni con 24 mesi di preammortamento. Io sono Maurizio Poli, educatore e consulente finanziario. I miei riferimenti m.poli@your-solution.it. Il mio numero di telefono 349 571 4319. A presto.